Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Rientro a scuola, insomma in classi anche di sabato, lezioni per turni all'aperto oppure in cinema e teatri, le linee guida in arrivo dal Ministero. Si tratta di una bozza che deve essere ancora integrata e che verrà presentata ufficialmente prima del fine settimana. In questo documento non si parla di mascherine di metri di distanza, per cui fa fede l'atto del Comitato Tecnico Scientifico datato 28 maggio. Tangenti, Metro Milano. Il dirigente incastrato dal Trojan dice: sto facendo la prostituta, sono passato per Tangentopoli, lezioni non bastavano. Le carte dicono interventi abusivi in tutte le gare degli ultimi 2 anni. Al centro dell'ultima inchiesta anticorruzione della Procura del Capoluogo Lombardo c'è Paolo Bellini, responsabile dell'unità che si occupa degli impianti di segnalamento e automazione di tutte le linee della metro. In un'ordinanza di custodia cautelare lungo 426 pagine, il GIP scrive che per quanto si è potuto captare dalle intercettazioni, non è emersa neppure una procedura di gara pubblica negli ultimi 2 anni circa che non sia stata attinta in misura più o meno penetrante dall'intervento abusivo di Bellini in favore di una o più delle imprese interessate all'appalto. Movimento 5 Stelle, la senatrice Riccardi passa alla Lega, fu tra i voti decisivi in giunta per salvare Salvini dal processo sul caso Open Arms. Con la defezione della grillina il governo perde la maggioranza assoluta in Senato per un voto. Il 26 maggio la parlamentare si era espressa contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader del Carroccio, ma aveva negato di aver avuto offerte da altri gruppi politici. Proprio ieri c'è stato l'annuncio dello stesso segretario. I grillini perdono anche una deputata alla Camera, Alessandra Ermellino, che ha comunicato l'iscrizione al gruppo misto. Sevel di Atessa non fu autorizzato ad andare in bagno e si urinò addosso. L'azienda di furgoni DFCA e PSA è stata condannata a risarcire un operaio. L'azienda che produce veicoli commerciali dovrà risarcirlo con un indennizzo di 5.000 euro e il pagamento delle spese legali. Al lavoratore venne negato la possibilità di andare in bagno e di cambiarsi dopo essersi urinato addosso. Il sindacato USB ha scritto che la sentenza gli restituisce in parte la dignità. EasyJet, Calabria senza turisti per mafia e terremoti, insomma poi le scuse, Di Maio dice frasi di cattivo gusto, ci descrivono con sufficienza. La descrizione fino a oggi compariva sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost britannica. Dopo le polemiche, il passo indietro. Il ministro del Sud, il primo a chiedere l'intervento, poi il titolare della Farnesina che ha detto frasi inopportune. Notizie da Napoli e dalla Campania. Il Napoli riparte alla grande anche in campionato, 2-0 a Verona, firmato Milik Lozano. Dopo la doppia sfida di Coppa Italia contro Inter e Juve, il Napoli torna in campo anche in campionato. Azzurri di scena al Bendecodi contro l'Hellas Verona. Gattuso propone alcune novità di formazione rispetto alla notte dell'Olimpico. Torna titolare Allan. Al centro dell'attacco c'è Milik con Mertens che parte dalla panchina. Isaie e Politano vincono il ballottaggio con Mario Rui e Calleion. Renzi a Napoli, l'educazione di Salvini la ricordiamo nei cori contro i napoletani, ha detto. Tappa a Napoli per il tour nazionale di presentazione della Mossa del Cavallo, il nuovo libro, edizioni Marsilio, collana Nodi, del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che sta registrando il sold out in tutte le città italiane. È bloccato rave party sulla spiaggia, attesi centinaia di giovani da tutta la provincia di Napoli. C'è chi per questa notte stava organizzando un rave party sulla spiaggia libera di Torre Gaveta. Attesi centinaia di giovani da tutta la provincia di Napoli, in arrivo con treno e addirittura con un autobus organizzato per l'occasione. Senza alcuna autorizzazione siamo immediatamente intervenuti con le forze dell'ordine. In spiaggia già pronte casse per sparare musica a tutto volume e centinaia fra lattine di birra e bottiglie di superalcolici da vendere durante la festa. Allucinante quindi, si è provveduto a porre tutto sotto sequestro, è quanto denuncia il sindaco di Bacoli, Iosi Gerardo, della Ragione.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Vittorio Veneto, dimesso l'ultimo paziente ex Covid, è stata dura, ha detto Luca Roberto, carabiniere in congedo, racconta i suoi 99 giorni in reparto all'ospedale di Costa, addetto a sanità d'eccellenza. Gli applausi di familiari, amici e vicini. Ecobonus, troppi dubbi, a Treviso cantieri congelati, gli incentivi al 110% per la riqualificazione energetica interessano 266.000 immobili, ma le norme non sono ancora chiare. Spresiano, preso a martellate dal collega, anche l'azienda condannata a risarcirlo 1 anno e 3 mesi all'aggressore e l'impresa pagherà all'operaio ferito 30.000 euro di risarcimento. Coronavirus, Zaia dice stop alle conferenze stampa, l'ultima sarà il 30 giugno. A fine mese il governatore terrà l'ultimo punto stampa giornaliero, un appuntamento che per mesi ha tenuto incollati alla TV milioni di spettatori. Scontro mortale sulla Feltrina, la procura indaga per omicidio stradale. La procura ha aperto un fascicolo sulla morte di Evelina Fedrigo a carico del 54enne marito di Sabrina Benetton che si è scontrato con la Fiat Panda aziendale guidata dalla donna. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra inviata da Udine, Sabrina Ciccotti. 23 giugno 2020, la Giunta Comunale Udinese conferma la riapertura degli asili nido per i mesi di luglio e agosto nel comune di Udine. Verranno stanziati alcuni fondi per la ristrutturazione e messa in sicurezza a partire dal prossimo anno della scuola primaria Pascoli di via Pordenone. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e adesso passiamo alla lettura degli altri articoli di oggi. Udine, gli asili nido, appunto come diceva la nostra inviata, sono pronti a ripartire, quindi a luglio le strutture della città accoglieranno nuovamente i bambini da 0 a 3 anni. Fumo dal cruscotto, auto in fiamme, paura per un professionista che si è messo in salvo appena in tempo a Tolmezzo. Doppio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo nel pomeriggio. Il primo allarme è scattato a Tolmezzo dove in via Selet un professionista stava transitando a bordo della propria auto quando ha capito che qualcosa non andava. Ha sentito puzza di bruciati, ha visto levarsi fumo dal cruscotto. È riuscito appena in tempo ad accostare all'altezza della fermata delle corrieri, a mettere in salvo tutta la costosa strumentazione che trasportava con sé per un valore di diverse migliaia di euro, appunto prima che divampasse l'incendio. Malore nella zona del lago di Volaia, arriva l'elicottero. Una giovane di Tolmezzo si è sentita male in territorio austriaco, ma è stata soccorsa dai tecnici XAS e SAGAF. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, una giovane di Tolmezzo, classe 1994, è stata colta da malore dopo la discesa dalla cima del monte Rauchfell. Durante una sosta al rifugio austriaco presso, appunto, nei pressi del lago di Volaia. Tre minorenni dispersi e ritrovati a Clout avevano sbagliato il sentiero. I genitori, non vedendoli rientrare, hanno lanciato la richiesta di aiuto. Sono stati individuati e recuperati a quota 1.100 metri. Intorno alle 14 è arrivata una richiesta d'aiuto alla stazione Valcellina del soccorso alpino e speleologico. I genitori di tre minorenni pordenonesi in vacanza a Clout di 9, 13 e 14 anni, che attendevano i figli a Casera Pradut, non vedendoli arrivare e non riuscendo a raggiungerli al cellulare, hanno chiesto aiuto al soccorso alpino. Garage a fuoco a Trieste, intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio scoppiato in via Valmura. Il garage punta a fuoco. C'è stato appunto l'intervento per lo spegnimento dell'incendio in via Marlborough a Trieste. I vigili del fuoco del comando centrale sono intervenuti all'interno del garage dello stabile appunto per questo incendio ad un'autovettura. Le cause sono da accertare. Sul posto c'erano i vigili urbani e i carabinieri. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.